Ciao a tutti, io sono DJ Giulio e oggi siamo qui in un nuovissimo video, ovvero il test dell'impianto audio con le canzoni scelte da voi, numero 7. Volevo dirvi che ieri già il video l'avevo registrato, era uscito, però mi è stato bloccato nuovamente. Questa è la seconda volta che mi era capitato, sempre per una canzone, l'altra volta per la canzone di Gali e Salmo Boogeyman. Mentre ieri per la canzone Mamacita di The Black Eyed Peas. Quindi oggi ho potuto fare il video grazie a qualcuno di voi che ieri mi ha scritto una canzone immediatamente. Sono contento di questo, sono fiero di voi che mi supportate sempre. E oggi abbiamo ben queste quattro canzoni. Questo è Al Pacino di Timmy Trumpet, non so perché non spunta l'artista. Ma non vi preoccupate, che ve le ritrovate sempre in descrizione, come al mio solito. Allora, detto questo, voglio farvi una piccola premessa, ovvero di iscrivervi al canale YouTube, lasciare like al video, commentate con la canzone che volete nel prossimo video, mi raccomando, titolo più artista barra gruppo, se sono remix anche, ma nulla di volgare, potete scegliere anche più di una canzone. Oltre questo, attivate la campanella delle notifiche perché è importante che sappiate quando escono i miei video. E per finire, seguitemi su Instagram. Adesso direi di non perdere altro tempo e di iniziare con la prima canzone. Che dire ragazzi, come prima canzone ci siamo, alti e bassi ben bilanciati, molto potenti. Come al solito le canzoni di Fisher sono sempre le migliori per questo genere di video. Adesso direi di passare direttamente alla seconda canzone. Il computer mi dà al solito i problemi, mi spunta il deck 4. Perfetto. Direi di partire con la seconda traccia. Allora, anche la seconda canzone è andata. Direi di passare direttamente alla terza, senza dire qualcosa, ma voglio farvi notare una piccola cosa in effetti. Quando inquadro il V-meter, dovete farmi sapere se questa inquadratura vi piace. A me tantissimo, sia che sia sfocata o quando è messa a fuoco. Un'altra cosa. Se guardate comunque sempre il mio V-meter, potete notare che le mie canzoni hanno
arrivano sempre a 0 dB. È raro che vanno sopra, però posso dimostrarvi che il mio impianto è davvero potente, anche se è piccolo. Adesso passiamo direttamente alla terza canzone. Allora, anche la terza canzone è andata a buon fine. Adesso ci rimane la quarta canzone, che penso un po' tutti conoscete. Allora, cambiamo deck. Non lo so, sempre quando metto in questo lato il deck cambia dal deck 4 al deck 2 o viceversa, ho sempre problemi. Ma il problema comunque sta nel computer, come già vi avevo accennato nel video precedente, che è molto vecchio. Questo computer ha circa 10 anni, quindi normale ci siano questi problemi. Ma lasciamo perdere questi problemi e andiamo avanti col video. Va bene ragazzi, anche questa ultima canzone è giunta al termine. Il video finisce qui, ma volevo dirvi che ho scoperto il vero motivo del perché la messa a fuoco salta sempre. Ragazzi, sono le luci. Ho scoperto questo perché quando provo a mettere a fuoco soprattutto le casse, che ci sono le luci sopra, la proprio fa tanta fatica. E andate adesso alla luce, visto che c'è il laser acceso, che è qua. Questo altro effetto luce, lo small mushroom della Showtech. Ora vi faccio vedere. Siccome si muove, che all'interno c'è un motorino, le luci si muovono appunto.
E la messa a fuoco dà più problemi. E poi qua c'è il mio par LED. Che dire, ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Noi come al solito ci rivediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per supportarmi. Lasciate like al video. Commentate con le canzoni che volete nel prossimo video. Mi raccomando, titolo, più artista barra gruppo. Se sono remix fatelo, nulla di volgare. Accendete la campana delle notifiche per fare in modo che ogni mio video che esce vi arrivi e seguitemi su Instagram. Ciao a tutti!